Velvet, nel nuovo numero, design, le forme dei desideri. Moda, flower power, speciale jeans, costumi da beach party. Questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Velvet. Ehi, bello! Siamo pronti a cominciare! Ehi, buongiorno! Buongiorno Pasquale, buongiorno Nicola! Buongiorno amici! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, bambini! Cosa posso prendere? Un caffè, caffè bellissimo? Zuccheri! Vedi che ti fa bene! Vai! DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! Oggi abbiamo imparato una parola: winding uguale tortuoso. A word a day che tornerà molto presto. Molto presto, esatto. Radio DJ, le 11:03 minuti, 50x40 alla fine comunque. 50x40, sì, 2000 metri, sono 50x40. Bel giardino, ma non come dicevamo noi prima, 100x200. No, quello è un po' 50x40 fa 2000, tanto. Ce l'ha segnalato Marco di Foligno. Però. Saluto Marco di Foligno in quanto mio concittadino, essendo io nato lì, e ne approfitto per collegare Marco di Foligno con, per esempio, Stefano di Legnano, che ha inviato il seguente messaggio. Dopo oltre 20 anni di ascolto silenzioso è giunto il momento di uscire allo scoperto. Vorrei che salutaste tutti i tifosi del Legnano in festa per il ritorno in Serie C1. Ah, bello! E cosa accomuna questa mattina Legnano e Foligno? Che entrambe le squadre hanno il GM. Non è che c'è soltanto. Ed entrambe le squadre dalla C2 sono state promosse alla C1. Ah, bene. Tu non hai una seconda squadra, sì, una terza squadra, no? Allora, io per molti anni ho avuto il Cosenza, perché la mamma è di Cosenza, poi l'hanno cancellato. È l'unica squadra. Il Cosenza? Sì, l'unica squadra che non ha avuto lodo di niente. Cioè, sai, la Lazio. Erano talmente messi male che. Non lo so, però, insomma, la giustizia non è uguale per tutti. Per il Cosenza è stato un po' più uguale, diciamo. Per cui, insomma, non c'è più. Però, insomma, seguo la Lucchese. Senti, perché sono nato a Lucca. Il gattino è di Cosenza. E il gattino? Non l'hai seguito, perché adesso che arriva la finale di Atene cominciano un po' le provocazioni. Sì, sì. E Gerrard, il capitano del Liverpool, sì, giocando anche sul suo nome, chiama Gattuso gattino. Attenzione, gattino a me sarà... di gattino. Il gattino sarà inferocito. Fucking bastard, della provincia di Cosenza, provincia di Corigliano. Di Cosenza. Sì, sì, sì. Quindi Cosenza che non c'è più. Cosenza purtroppo non c'è più, c'è, cioè, il Rende che è un quartiere di Cosenza. Io seguo la Lucchese. La Lucchese. La Lucchese, Lucchese dov'è adesso? La Lucchese è in C1, in C1, purtroppo non è non può, come dire, assurgere alla Serie B. Non quest'anno, però vedo che è a metà classifica. Sì, è stata in Serie B per molti anni. Anche in A, io me la ricordo, con la maglia arancione, può essere? La Pistoiese, quella. Forse era la Pistoiese. La Pistoiese di Sergio Brio, sì, diciamo, sì, quella lì, negli anni 80, e di Luis Silvio, che faceva il barista. Altre squadre un po' minori? Altre squadre un po' minori, la Juventus. Un battutone. No, a parte tutto, io seguo con molta simpatia, non so se vale in questa tua classifica, il Toro. Io seguo il Toro. Ma il Toro lo trovo una scelta un po' paracula. Ma non è paracula, il Toro è. Vabbè, allora... Te l'ho già detto l'altro giorno, è come sì, Beccalossi, sì, nel senso è la rivincita. Certo, di... certo. Vabbè, allora dico il Genoa. Certo. Anche il Genoa mi piace. Le squadre molto alle quali non si può non portare rispetto. Assolutamente. Beh, no, io... ma attenzione però, allora non è la stessa cosa per il Napoli. Il Napoli. Niente, modesta, simpatia, normale, insomma, è già troppo, no, il Napoli, quello, già, lo vedo già ricco il quello, Napoli. Quello secondo me non è quel tipo di legame che ti porta un po' a seguire giusto, i risultati. Giusto. No, è più bello seguirlo quando la serie è veramente minore. Sì, le tue radici in qualche modo, radici, io intanto radici, cerco anche il Riccione che fine abbia fatto, cioè, non so, adesso in Serie D, credo, ogni sai anno. Un'altra che ho seguito per molti anni, il Pavia. Il Pavia, perché andavo all'università a Pavia, il Pavia, il Pavia è già matematicamente retrocesso in C2. Ah, vi dispiace. Quindi il Legnano potrebbe prendere il posto nel girone A. Mi dispiace tanto. Io seguo, non so, il San Marino, perché il presidente è un mio amico. Saluto Daniele. Chi te l'ha fatta fare? Ah, il presidente del San Marino. Sì, ha perso 1-0 col Gallipoli, vanno agli spareggi. Seguo il Rimini. Il Rimini, sì. Se potessi scegliere una squadra dalla B per venire in A, a parte la Juve evidentemente, e sceglierei appunto il Rimini. Voi ci avete fatto due punti tra andata e ritorno, due pareggi. Quel ricchiuti lì, seguo appunto il Foligno, che ha vinto il campionato di C2 di quest'anno. C'è Alessandro, chi segui? Il Treviso, perché c'è Ezio Rossi che l'allena. Il Treviso, bene, il Treviso. Sì, 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 la rimessa in carreggiata, è a metà classifica, assolutamente campionato onorevole. Le nostre seconde squadre. No, è bello avere una seconda perché squadra. Perché poi, secondo me, i tifosi del Treviso, della Lucchese, del Pavia, a loro volta forse hanno anche una prima squadra fra quelle che giocano. Te lo dico io, no, quasi tutti. Per esempio, alla Lucchese sicuramente tengono per la Fiorentina.
Non credo, non credo proprio. Ehi, bello! Siamo pronti a cominciare! Ehi, buongiorno! Buongiorno Pasquale, buongiorno Nicola! Buongiorno amici! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno bambini! Cosa posso prendere? Un caffè, caffè bellissimo? Zuccheri! Vedi che ti fa bene! Vai! DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! Velvet, nel nuovo numero, design, le forme dei desideri, moda, flower power, speciale jeans, costumi da beach party, questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Velvet.